Bene, siamo tornati qui in sala stampa per intervistare il mattatore della partita. In inglese sarebbe hat-trick, hai fatto una tripletta, ti sei portato via il pallone, l'abbiamo visto, te lo sei messo sotto la maglietta. Sì, siamo... Prima tripletta bianco-rossa. Sì, sono contento dei gol, però è più importante per i tre punti, che è quello che ci servono. Dopo domenica scorsa che abbiamo pareggiato alla fine, quindi dobbiamo prendere questa vittoria se andiamo avanti con il nostro obiettivo, no? Senti, sei cambiato proprio fisicamente, adesso si vede in forma, hai perso probabilmente anche un po' di peso, stai meglio, la squadra sta meglio e arrivano le giocate anche le più semplici, che prima non riuscivo, adesso fluiscono bene e arrivano anche gol. Sì, sicuramente, uno fisicamente io lo sapevo, mi arrabbiava sicuro, perché dopo il ritiro, dopo i lavori, sempre mi costa un po' di più mettermi in moto, però è importante che alla fine... Che venga fuori la squadra più di tutto che dobbiamo vincere. E a proposito di squadra, prestazione comunque importante, prova di forza, perché la squadra ha fatto sembrare meno forte di quanto non sia stato finora il Ponte Buggianese, che aveva disputato un ottimo campionato fino a questo momento. Sì, sappiamo che tutte le squadre sono tutti finali per noi, ce l'ho detto prima in un'altra intervista, che noi dobbiamo continuare con la nostra strada, partita a partita, sono tutte le partite difficili, adesso pensiamo a domenica, dopo abbiamo la Coppa, quindi dobbiamo continuare così, sempre migliorare quelle cose che ci mancano e lavorare, solo è quello. Suerte. Grazie. Allora, spostiamoci un pochino, siamo in diretta, quindi occhio a quello che dici. Ancora non siamo in diretta, siamo in diretta, la regia dice di sì. Perfetto. Dicevo, innanzitutto la gioia del primo gol, sei entrato, ti sei procurato il rigore, hai chiuso il discorso perché un attimino era venuta un po' di apprensione pensando proprio a domenica scorsa. Sì, sicuramente personalmente parlando sul morale... Diciamo è molto, cioè è una gioia sicuramente trovare il primo gol, soprattutto dopo un inizio per me non semplice con l'infortunio e tutto, però sono in primis contento di aver messo a sicuro il risultato e di aver portato a casa 3 punti, perché la squadra se lo meritava soprattutto dopo domenica scorsa di aver pareggiato al 93esimo su un calcio di rigore. Senti, per quello che ti riguarda venivi accreditato, insomma, per essere un giocatore piuttosto prolifico da un altro tipo di campionato come quello di promozione, l'impatto non è stato dei più semplici, però hai sempre fornito prestazioni abbastanza convincenti, ti mancava la rete, a questo punto ti sei sbloccato, speriamo che tu possa continuare. Spero, sicuramente ora a livello di testa è più facile per me, è più facile, sì è vero che comunque... È un altro tipo di campionato che avevo già affrontato e avevo già trovato gol in questo campionato, che però comunque c'è uno scalino importante a livello di gioco proprio e delle squadre che vai ad affrontare. Come diceva anche Vegna, le squadre che incontriamo bisogna affrontarle comunque tutte come finali. Sicuramente. Senti, per quello che riguarda invece la squadra, mi sono soffermato più volte, oggi questa prova collettiva è importante, la squadra non si è mai disunita neanche sugli errori, dopo gli errori che sono costati 2 reti. La tua sensazione personale è quella di essere veramente in un grande gruppo, una grande squadra, e che gli altri ci considerino tali, oppure ci arrivano questi complimenti come domenica scorsa che sembravano, come dire, quasi di facciata? In realtà no, perché ci temevano secondo me. Sì, queste, sicuramente tutte le squadre ci temono, secondo me, però poi bisogna dimostrarlo sul campo e soprattutto in questo periodo, con il passare del tempo, anche dal ritiro arrivati oggi, posso dire veramente di far parte di un gran gruppo, di un grande gruppo, ma non soltanto a livello... non soltanto a livello tattico per le doti individuali dei miei compagni di squadra, ma proprio per la forza del gruppo proprio, si vede proprio la voglia del sacrificio, se magari il compagno sbaglia, di incoraggiare invece di magari di puntare il dito, e questo è fondamentale per chi punta a un obiettivo importante come noi. Allora, ti aspettiamo la prossima volta quando segnerai, speriamo presto. Speriamo presto, lo spero anch'io. Grazie mille. Niente. Franco, Paolo, vieni, una battuta veloce al volo, siamo in diretta. Siamo con il collega Paolo Franzò del Tirreno. Paolo, una vittoria
indiscutibile, tranne i soliti blackout improvvisi costati due reti, tra l'altro. Sì, sono sicuramente dei blackout che vanno evitati, ma questo l'ha sottolineato mister Consonni in primis. La squadra sì, bene, certo sono partite che andrebbero chiuse con un po' meno sofferenza, ma insomma la vittoria è indiscutibilmente meritata. Grosseto a tratti ha fatto vedere anche del bel gioco ancora una volta, questo si ripete ormai da diverse partite a questa parte, è una squadra in crescita. E bisogna guardare avanti, penso, con ottimismo. Il lavoro di Consonni inizia a pagare, si segna regolarmente su azione, cosa che prima non avveniva. Vanno in gol un po' tutti, Vegnaduzzo ha preso a segnare, insomma i segnali sono buoni. È vero, dietro magari si subisce un po' di, insomma, in rapporto alle occasioni create dagli avversari si subisce troppo, perché però credo che lavorandoci la squadra migliorerà anche lì, insomma. Senti, credi che la chiave di svolta in questa stagione sia stato anche il cambio di modulo? Ho provato diversi moduli, alla fine poi il modulo a due punti sembra quello che supporta meglio anche lo stesso Vegnaduzzo, e le reti dicono questo. Sai, a questo c'è un partito che è abbastanza convinto che in eccellenza la tattica, i moduli, il sistema di gioco contino fino a un certo punto. Io credo e vedo, anche seguendo anche gli allenamenti in settimana, che in realtà si può fare del bel calcio anche in categorie dove è vero che la maggior parte delle squadre avversarie non sono così preparate dal punto di vista tattico, e sicuramente non fanno gli allenamenti che svolge il Grosseto in settimana. Questo sicuramente deve che tu faccia piacere a Consonni, che invece lavora molto, e lo sottolineò anche Piero Camilli quando venne a Grosseto un paio di settimane fa. E Grosseto si allena come una società professionistica, e basta andare a vedere gli allenamenti in settimana per rendersene conto. Certo non sono allenamenti consoni a una squadra che fa campionato di eccellenza, quindi vedere poi tradotto in campo durante la partita che il lavoro fatto in settimana riesce e dà dei risultati è anche più bello. E tra l'altro io credo che quest'anno, nelle ultime gare che il pubblico ha visto allo Zecchino, ha visto anche delle belle partite, migliori anche dal punto di vista qualitativo di tante gare del campionato di Serie D delle passate stagioni, dove veramente lo spettacolo lasciava molto a desiderare. Senti, un'ultimissima cosa, sei considerato come me, più che un addetto ai lavori, sei un tifoso giornalista, e questo secondo me comunque non è assolutamente un'offesa. Detto ciò, anche il tifo sembra che si stia ritrovando, c'è una curva che ogni settimana è sempre un pochino più piena, anche oggi.